Vi ho sentiti un po' troppo felici in questi giorni. Ah, non si fa. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 morti più tristi e deprimenti nei film della Disney. Ma prima di incominciare, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre, sempre aggiornati. Diamo un'occhiata ad alcune delle scene più deprimenti mai viste nei nostri film d'animazione preferiti, sia Disney che Pixar specifico. Perché se no arrivano i crociati che mi fanno la ramanzina. Ah, la Pixar non è... No. Tutte e due. Ok. Alla numero 10, Sitka in coda fratello orso. I said, the eagle of guidance? What does that mean? But now that I'm older... Che forse avrebbe fatto meglio a chiamarsi Coda Fratello Depressione, cosa che tra l'altro non è che lo renda uno dei più amati né conosciuti della Disney, ma fidatevi che per chi abbia voglia di piangere un pochino guardando degli orsi disegnati non c'è niente di meglio. Un classico di inizio film Disney, no? Fateci caso, una battuta di caccia e uno dei nostri protagonisti muore. Quanto gli piace a quei maniaci fare questo genere di scene, ma non prima di aver protetto i suoi fratelli. È una morte tristissima, ma dato che siamo la Disney, ossia l'emblema del politically correct, nessuno muore per davvero e Sitka rimane in forma spirito per tutto il film, è chiaro. Alla numero 9, Kerchak in Tarzan. Kerchak parte un pochino come un rompiballe di prima categoria, veramente. Anzi, all'inizio sembra l'antagonista del film. It's not our kind. Questo perché non crede che un bambino possa crescere con delle scimmie diventando una scimmia e devo dire che non ha tutti i torti. You can't learn to be one of us. Because you never give him a chance. Give him a chance? Kala, look at him. He will never be one of us. Ma Kerchak non sa che siamo in un cartone animato dove tutto è possibile, perciò continua a odiare Tarzan finché, colpo di scena, non si sacrifica per lui facendosi schioppettare da Clayton. E chiamandolo nei momenti finali addirittura suo figlio e proclamandolo re dei gorilla. My son. Tristissimo, davvero, ma Kerchak, deciditi, Gigio. E alla numero 8, Tala in Oceania. When I die, I'm going to come back as one of these. Or I chose the wrong tattoo. Un altro grande classico. La vecchia saggia che tira su la giovane protagonista in mezzo a effetti speciali che io penso anche nel 3016 rimarranno assurdi, perché guardate che roba, che colori. Comunque, la vecchia nonnina Tala sta malissimo. E benché tutti provino a curarla, non sarebbe un film Disney, no? Se la figura materna non morisse. Cos'era tutta questa felicità? Dove pensavate di andare? Perciò la simpatica vecchiettina ballerina ci lascia in un momento toccante, ma non preoccupatevi che Star Wars ci fa un baffo. E infatti torna sotto forma di spirito della forza, in pratica che Obi-Wan Kenobi scansati, per rimettersi a cantare. Più Disney di così, si muore. She makes a whole family proud. E alla numero 7, Coral, ne è alla ricerca di Nemo. You're gonna wake the kids. Marlene e Coral hanno la loro bella vita da pesci pagliaccio. Un anemone a 5 stelle e tanti pesciolini pronti a pagliaccheggiare. Like Nemo. Nemo? We'll name one Nemo, but I'd like most of them to be Marlin Jr. Just think in a couple of days we're gonna be parents. Ma che cosa potrebbe andare storto? È un film per bambini, no? Oh! Non mi piacciono le famigliole felici al cinema. Mettiamoci un bel barracuda. Oh, ma signore, non credo che sia una buona. Oh, mettici quel c***o di barracuda. Ce l'hanno messo il barracuda, che si mangia tutto tranne Marlin e un uovo. I promise I will never let anything happen to you, Nemo. E alla numero 6, Tada Shyamada in Big Hero 6. Thanks for not giving up on me. Uno dei più sottovalutati di oggi, credo, in ambito di animazione. Allora, Hero e Tadashi hanno perso i genitori da piccoli, perciò sono cresciuti stringendo un legame fortissimo. Oh, what would mom and dad say? I don't know. They're gone. Pane per i denti della Disney. Gli diventano gli occhi rossi e gli viene la bava alla bocca a Topolino quando sente di legami fortissimi. Oh, spezziamoli! E il fratellone, quindi, in un impeto da Peter Parker,
credendo di aver grandi poteri, si lancia verso le grandi responsabilità e tu a quel punto stai lì a fare: ma guarda che eroe, guarda come uscirà trionfante dopo aver esplode, ovviamente, e la cosa diventa ancora più drammatica quando il povero Hiro rimane soltanto coi filmati di suo fratello. Mamma mia. Oh, man, wait till my brother sees you. You're gonna help so many people, buddy. So many. E alla numero 5, Bing Bong in Inside Out. Un elefantino rosa con il papillon. Non serve altro per rendere un personaggio il mio preferito all time. Ma preparatevi a soffrire come dei porci maiali, dato che Bing Bong è solo una parte dell'immaginazione di Riley. Purtroppo una certa dovrà mettersi da parte, rimanendo soltanto come un ricordo. E questo significa sacrificarsi per sempre aiutando Gioia. Come on, Joy, one more time. I got a feeling about this one. E lasciando crescere Riley, che ormai non è più una bambina. Scompare nel nulla come tutte le cose belle. Io non sto piangendo, solo che c'è un sacco di polline in giro nell'aria questi giorni e sono allergico, ok? Sono allergico. Take her to the moon for me, ok? La numero 4, Ray, nella Principessa e il Ranocchio. È dura essere un personaggio spalla simpatico in questi film, perché le probabilità di arrivare in fondo sono più misere di quelle di veder sopravvivere la mamma di Bambi dopo la 500ª volta che lo si riguarda quel film. Ray, una piccola lucciolina un po' rincoglionita che si mette ad aiutare i nostri due ranocchi contro Fasilie, combattendo contro degli spiriti infernali. Una lucciolina contro degli spiriti infernali! Chiaramente il risultato è orrido, ma ci lascia alla Boromir, direi. Evangeline, like that too. Col classico discorso finale da badass e poi il funerale che peggio mi sento veramente. E alla numero 3, la mamma di Bambi in Bambi. Bambi, quick, the thicket. È la 501esima volta che riguardate questa scena, lo so, ma non sopravviverà. Lo volete capire? È morta per sempre, come anche muore una parte di noi ogni volta che lo vediamo. E dopo 500 volte in pratica, si rimane soltanto involucri, privi di emozioni. Ed al 42, che la mamma di Bambi strappa il cuore e se lo mangia a grandi e piccini, e pur avvenendo fuori scena, la reazione di Bambi è micidiale. Poi il film è l'apice dei film per bimbi. Tutti a 5 anni l'hanno visto. Perciò penso si possa dire tranquillamente che la mamma di Bambi sia una delle maggiori cause di sofferenza nella storia dell'umanità. E alla numero 2, Mufasa, il Re Leone. Eccone un altro. Un giorno scommetto che sì, riuscirà a rimanere aggrappato. Ma non è questo il giorno. Quest'oggi noi moriamo. Lo sguardo deluso di Mufasa quando Scar lo butta giù dal dirupo. Oddio. Certo, è innegabile anche che Scar sia un gran figo in questa scena a suon di inganni e slealtà, non però... live the king. È inguardabile. Il leoncino che prova a svegliare il papà ormai morto, andandogli sulla zampa. E Scar, che prova a fargli credere che sia colpa sua, brutto figlio, è dura da guardare. But the king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. Ve lo dico, anche a 26 anni, cavolo, mi fa un po' male il cuore, lo sapete, concludiamo la svelta, che è meglio. E alla numero 1, Ellie, in Up. Beh, che modo migliore per finirla, Vedere l'intro di Up fa piangere. Non c'è se, non c'è ma. È così, punto. Lo sapete a memoria? Non piangete mai? Vi fa schifo? Beh, piangerete lo stesso. Considerate che c'è addirittura chi suggerisce di usare la visione del film ripetuta per risolvere il problema della sete nel mondo e irrigare i campi nei periodi di siccità. E che vi dico, funzionerebbe probabilmente. Carl e Ellie, la loro vita e il tempo che passa. E ci trascina tutti quanti un momento più vicini alla morte, che un giorno arriverà, cogliendoci alla sprovvista come per i tuoi. Buon lunedì, signori! Va bene,
basta così, penso che ci siamo depressi abbastanza per oggi, mi raccomando. Guardate anche queste altre top 10 decisamente più allegre di questa e mi raccomando, iscrivetevi a WatchMojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10. Ciao!